Ciao a tutti ragazzi, ben arrivati in questo nuovo video, sono il vostro mister ed oggi signori ci troviamo qua su FIFA per continuare la nostra carriera. Siamo arrivati al 2 di gennaio, quindi si è ufficialmente aperta la finestra di mercato invernale e quindi prima di buttarci insomma, per affrontare il Sunderland, guardiamo l'hub mercato che in realtà non ho visto particolari aggiunte, però comunque ve lo faccio vedere. Allora, abbiamo per la porta Aaron Ramsdale e Dean Henderson del Manchester United, che sono i due candidati per sostituire Diogo Costa, che sapete benissimo che io odio profondamente, quindi mi piacciono questi due, venderemo l'altro e prenderemo uno di questi. Poi, per la fascia destra, ho tenuto Lazaro e Bellerin. Nel caso in cui dovessimo avere soldi, mi piacerebbe ipoteticamente anche Cancelo. Chiaramente dipende se arrivano offerte, insomma, per il terzino è superficiale la cosa. Poi ho tenuto Soyuncu per eventuali emergenze. A centrocampo ho tenuto Sanderberg e Brozovic sempre per emergenze. Arriva un'offerta per quello, per quell'altro, tutto da vedere. Ho tenuto Pepe per la fascia destra perché mi spezza troppo. Anche Kovacic e Renato Sanchez per lo stesso motivo. A sinistra, sempre per i soliti motivi, Saint-Maximin e Gonçalo Guedes. E poi per l'attacco c'è sempre Milot Rashica, che in realtà per sostituire ipoteticamente Diogo Jota ci starebbe alla grande, o comunque insomma ci sarebbe alla grande a prescindere perché mi pare di molto potente. Poi ho ottenuto Joe Ellington, ho ottenuto Lautaro Martinez e ho aggiunto Keita Balde e Mbaye Niang come potenziali candidati per sostituire Batshuayi, che in realtà mi fa un po' cacare, ma così è un pochino. Quindi anche Joe Ellington volendo è un candidato per quel posto, quindi vediamo. Comunque più di tutti vi posso assicurare che mi spezza Keita, assolutamente. Poi è da vedere, non ho idea di quanto possa essere di overall, quindi insomma è tutto da valutare. Allora, match con il Sunderland, simuliamo per carità di Dio, ci mancherebbe altro che perdere questa. Sunderland che vince 3-1 con il Gillingham e perde 2-1 con lo United e perde 2-0 con il Wolverhampton ad opera di James Rodriguez e Adamone Traoré. Benissimo, quindi primo match di oggi archiviato. Io mi sono scordato di mettere in vendita Diogo Costa. Abbiamo due email, ancora prestito per Diogo. Allenamenti continuiamo a fare sempre i soliti. Benissimo, e appunto andiamo a mettere in vendita quell'altro. Ok, a dire il vero, ho appena scoperto che bisogna per forza mandarlo in prestito per venderlo. Quindi, regà, lo metto come contropartita. Cioè, sinceramente, mi ha veramente rotto i coglioni. Non ne posso più. Cioè, proprio non lo posso più vedere. Quindi, per non perdere troppo, credo che punterò su. Dov'è? Su Henderson. E vabbè, allora. Su Henderson e non su Aaron Ramsdale. A meno che questo vale 9,5. Quest'altro vale 14. Vai. Contattiamo lo United per acquistare Dean. E basta. Perché veramente, ragazzi, cioè, non è un portiere quell'altro. Guardate, un bidone e basta. Un difensore centrale o centrocampista? Termina. Allora, a costo di perderci, Aaron Ramsdale 3 8. Mi sento fiero. Le voglio aggiungere anche la rivendita. Basta che me lo mandino. È 3%, però di più, sinceramente, anche no. Ed hanno accettato. Cioè, ci andiamo a perdere proprio tantissimo per acquistare Aaron Ramsdale. Ma mi interessa solamente levarmi di culo quell'altro. Tanto mi deve fare il portiere di riserva. Giocherà due partite all'anno in Europa League, tanto perché. Quindi va più che bene. 100.000 sterline, avanza e portiamocela a casa senza problemi. Difatti, Aaron Ramsdale mette la firma sul contratto e diventa nostro primo acquisto di questa sessione invernale di calciomercato. Sono andato a mettere sul mercato Batshuayi, così perché non so, raga, proprio mi fa voglia di fare qualche trattativa, quindi anche se potevamo magari tranquillamente utilizzarlo come contropartita, preferisco che ci arrivino offerte così da venderlo. Me ne arrivo. Offerta per Johnny da parte del Tottenham. E qua sono milioni, eh. Queste
Sono quelle offerte per giocatori che comunque per noi sono importanti, ma che sono un po' in secondo piano. Bello, vieni, vieni. Oggi mi sa, regà, che è una rumba con le trattative speciale. Quindi, allora, vediamo subito. Mantieni per saltare. 27,9 l'offerta, 21 il valore. Io sparo 35, tanto per iniziare. Ma anche 36. 36 mi sembra molto meglio. Ah. Ok, raga, per 36 milioni vendere Johnny praticamente è l'affare della vita. Benissimo, vabbè, più che bisogna trovare un sostituto. Però va bene. Ok, ho completato la ricerca, vi faccio vedere i nomi che ho aggiunto alla lista. E troviamo, allora, Emerson, Bernat, Shaw, Chilwell e Junior Firpo. Allora, ci sono due giocatori, ossia Chilwell e Bernat, che nel caso in cui li dovessimo prendere farebbero i titolari nella nostra squadra. Dei due, probabilmente mi spezzerei più Bernat. Anche perché, boh, è un giocatore che non ce lo vedo al Paris Saint-Germain, sinceramente, Bernat. Quindi mi spezza. Comunque, anche Chilwell ce lo vedo ancora meno alla Juve. Quindi non mi dispiace. Mentre Emerson, Shaw e Firpo farebbero le riserve nel caso in cui le dovessimo prendere, visto che secondo me sono tutti più scarsi rispetto al nostro vinagre, e quindi giocherebbe Ruben e quest'altro ci darebbero mano per alternarlo, anche perché tanto ragazzi adesso abbiamo tutte le coppe, ritorno all'Europa League, al campionato, se, cioè, faremo più turnover che altro, quindi sicuramente non possiamo prendere una buccia, ci serve quantomeno un giocatore più o meno pari livello a Vinagre, se non meglio. Quindi questi mi piacciono. Chiaramente aspettiamo a fare qualsiasi trattativa. Prima bisogna vedere se effettivamente vendiamo Johnny. Perché se non lo vendiamo, non se ne fa di niente. Assolutamente. Anche perché Johnny mi spezza pa parecchio. Io l'ho sempre chiamato Johnny. Non so neanche se sia la pronuncia corretta, ma mi spezza lo stesso. Offerta per Connor Johnson dal Mattersburg. Sì, vai, vai, tranquillo. Non so nemmeno chi tu sia. Mi pare a vedere la foto uno di 66 anni. In realtà ce n'hai 22. Non capisco come sia possibile. Ma va bene lo stesso. Adesso siamo quasi al match con il Watford. Qui per il momento. Ah, certo, se non pigio X, ovvio che la situazione non cambia. La vedo dura. Ed è venduto ufficialmente Johnny Otto. Arriva ancora un'altra offerta. Venduto per 36 milioni, 32 nelle nostre tasche. Offerta per Fikayo Tomori da parte dell'Ajax. Olè! L'ho detto, raga, che oggi è una rumba. Non so perché, ma proprio me lo sento. Facciamo un mercato oggi proprio fenomenale. Allora, Tomori, vieni, vieni. Un ci si tira indietro. Trattiamo. Vale 22,5. Ce ne offre un 32. E qua si fa una bella asta di quelle belle cattive adesso, perché sì. Allora, rinegozia. Almeno 40. 40 per partire, poi vediamo. E vabbè, raga. E allora facile. Se i prezzi per partire sono i prezzi ai quali mi accettano le offerte, io sono contento. Cioè, io sono contento, raga. È vero che Tomori giocava benissimo, ma minchia, raga, 40 milioni è il doppio del suo valore. Cioè, questi sono affari. Questi sono proprio affari. E quindi ovviamente sono andato ad aggiungere anche dei difensori centrali. Nello specifico troviamo, allora, Soyuncu, vabbè, c'era di già, Zuma, Joachim Andersen e Mukhtar Diakabi. Solo tre ragazzi ne ho aggiunti, ma mi spezzano tutti e tre. Ovviamente Zuma è anche di maggior livello rispetto a Tomori. Nel caso in cui dovessimo prendere Zuma, molto probabilmente scaleremo in panchina Dendonker e lui lo passeremo a titolare. Andersen e Diakabi sono convinto che sono abbastanza indietro invece rispetto a Tomori, però comunque sono giocatori che mi piacciono, quindi non sarei dispiaciuto lo stesso, tanto voglio dire, dovrebbero fare comunque sia la riserva, quindi andrebbero più che bene. E vi ricordo che abbiamo anche Gabriel come addirittura quarto difensore, che in realtà in questo momento potrebbe tranquillamente fare il terzo, perciò siamo messi in ogni caso bene. Il problema è che Diakabi non lo posso osservare perché non ho l'osservatore, mi fa fatica prenderlo e quindi in caso andremo a sentimento. Ma ancora possiamo aspettare. Non l'abbiamo venduto, vero? No, che non l'abbiamo venduto. Quindi
Watford, anche con il Watford non dovremmo avere problemi, la squadra è tutta bella carica e riposata. Per piacere, non facciamo una figura di merda, se no veramente. Dai, le stanno perdendo tutte, hanno perso due volte con Newcastle. Infatti ci perdiamo anche noi con Newcastle. Comunque 3-1 abbiamo vinto, gol di Ruben Neves, Raul Jimenez e Diogo Jota, che rispondono in realtà al vantaggio iniziale firmato da Hernandez al primo minuto su calcio di rigore. Ancora due email, oltre a questa di Diogo Jota che è felicissimo, va bene. Offerte, sì. E reso conto anche per Emerson, poi lo guardiamo. Offerta per Batshuayi da parte dell'Everton. Olè! Vai! Apri borsello. Vieni, vieni, regà. Trattiamo. E questo mi interessa anche parecchio. Mi interessava parecchio anche non distruggere il microfono, a dire il vero. Comunque, va bene. Allora, vediamo se ce la fa riaprirlo. Sì, ok. Allora, trattiamo. Carletto, devi aprire il borsello, te l'ho detto. Non vorrei esagerare, però 30 almeno li vorrei sparare. Intanto. 23,3. Perché l'ho messo in vendita, è quella la differenza. Calo a 27,5. Intanto, comunque è un buono sconto. 23,3, il 4% di clausola di rivendita, sinceramente non mi interessa, cioè, ve lo potete tenere. 26, dai, 26, non mi potete dire di no, per piacere. E difatti non mi hanno detto di no, signori. 26 milioni, questa, anzi, è la cifra che siamo riusciti a raggiungere con l'Everton per Batshuayi. Cioè, sostanzialmente, dalla vendita soltanto di Tomori e Batshuayi potremmo guadagnare 46 milioni. Più forse 1 milione da Chabani. Più 420 da Johnson. Più c'è anche un'offerta per Nia. Siamo una macchina da soldi, dai. Ah, sì, e in tutto questo Emerson è 80. 80 mi piace. È pari livello con Vinagre. Quindi sarebbe un cambio perfetto. E quindi è un profilo che apprezzo, apprezzo parecchio e apprezzo anche che dobbiamo continuare ad andare avanti con il calendario. Allora, Johnson venduto, Johnson venduto, addirittura, Batshuayi fermo, fermo, fammi leggere le mail, che qui c'è, no, stop, no, non mi di Pettomori, ok, stop per Nia, mi va bene, qui skippiamo, voglio vedere dopo. Allora, Chabani venduto, bene, Johnson anche benissimo, Tomori più 36 per noi. Batshuayi più 22,5. Premio di. Cioè, vabbè, niente. Offerta per no. È Morgan no, però, eh. È Morgan, regà, non glielo mando. Mi spiace, ma Morgan, il mio pupillo, non glielo mando. Che poi in realtà pupillo di niente perché non mi cresce mai. Ma non glielo mando lo stesso. Ecco, e che cazzo. Cioè, vanno bene tutti, ma Morgan Gibbs White, no. No, vabbè, regà, non ci credo. Non abbiamo più riserve. Oh! Finalmente avevamo una paginata con 30 giocatori, ne abbiamo 7. Sì, bello. Ora ci capisco qualcosa quando vado a cercare i giocatori. E ancora 3 di questi vanno venduti, è quello il bello. Mi sto emozionando, ragazzi. Manca poco, mi scendono le lacrime. Allora, quanti soldi abbiamo? Più di 100 milioni. 110 milioni. O mi compro Lautaro Martinez in attacco adesso. No, che, regà, a parte gli scherzi, non ci starebbe male Lautaro Martinez qua, eh. Al posto di Raul Jimenez, mi dispiacerebbe per Raul perché diventerebbe riserva e sarebbe sprecata come riserva. Però minchia, il tandem Diogo Jota Lautaro Martinez si fanno le buche. Occhio! Occhio! Occhio perché qua potrebbero partire delle bombe di mercato, eh. Allora, e comunque non possiamo trattare ancora per i difensori perché non ho il report di tutti. Quindi noi andiamo ancora avanti un pochino e poi vediamo. Offerta ancora per Nia. Dal Silkeborg, non avevamo già fatto un'offerta? No, non lo so, ma io accetto tutto, ma non mi interessa. Basta che me lo portate via. Chi siete siete, prendetevelo, è l'unica cosa che mi interessa. Brighton, amici miei, vi pialliamo un'altra volta, vero? È un buon 2-1. Raul Jimenez e Diogo Jota, signori, i nostri due bomberissimi. Terza vittoria di quest'oggi. Perfetto. Email, interesse per Soyuncu. Attenzione, da parte del Newcastle, i nostri acerrimi nemici offrono 23,7 per Çağlar Soyuncu del Leicester City. Potrebbero diventare ancora più acerrimi nemici. Bene.
Ok, ci si è liberato uno slot nel quale andrò ad inserire Aaron Ramsdale, visto che abbiamo appunto spazio e mi fa piacere comunque allenare il portiere di riserva. Benissimo. Anche questa è fatta. Continuiamo ad avanzare. Madonna, raga, però col Tottenham bisognerebbe giocare, eh. Soprattutto se siamo fuori casa bisognerebbe giocare. E sono sicuro che siamo fuori casa, visto che l'altra volta ci abbiamo giocato in casa. Porca bestia. Bisogna giocare. Bisogna giocare per forza proprio, non ci possiamo tirare indietro. Ci penserò a farti giocare come si chiama? Gabriel dos Santos Magalhães. No, vabbè, ha vinto tutto, raga. Ha già vinto tutto per me, è diventato il mio difensore preferito. Hola! Reportone per Keita Balde, signori. Attenzione, ha mercato. Secondo me abbiamo già comunque un po' di notizie in più, possiamo già valutare molte cose. Allora, Keita, anche lui è 80. E allora è nostro. È nostro, raga. Per gli altri barbagianni che ci interessano al momento a noi, allora, Firpo siamo credo lontanissimi dal report. In realtà abbiamo il prezzo, 22,5. Civil quanto costa? 25. E allora più o meno mi sa che Firpo è 80 o 81. Così a sentimento, eh. Shaw quanto costa? 15. Shaw credo anche lui sia tipo 79-80, perché costa di meno perché c'ha già 25 anni. Bernat, ok, e Emerson ci abbiamo già il report. Diakabi ovviamente niente, Joachim Anderson siamo lontanissimi, Zuma, bene, bene, bene. E regà, allora, che si fa? Bisognerebbe giocare. Giochiamo, mi sembra giustissimo. Quindi andiamo alla partita, magliette vanno bene. Un ritocco nemmeno la formazione, va bene così. E quindi, signori, eccoci qua per Tottenham Wolverhampton. All'andata gli abbiamo insegnato come giocare a calcio. Secondo me a questo giro ci insegneranno un pochino loro come giocare. Anche più che altro saranno presi da un po' di rabbia e dal fatto che sono secondi in classifica e devono macinare punti per restarci. Quindi non la vedo bene. Ma detto questo, noi ci impegneremo decisamente lo stesso. Rodriguez tenta di filtrare per Diogo Jota. Torna da Raul Jimenez. Nuovamente James Rodriguez. Filtra da Adama Traoré. Mamma mia, che azione! Ma che siamo, il Barcellona? Non ho capito, ragazzi. No, no, mi sa che continuiamo ad insegnare noi a giocare a calcio al Tottenham. Io questa poi. Io poi. Vi giuro, non capisco. Quando troviamo contro di noi le squadre forti, giochiamo veramente come se si fosse la migliore squadra del mondo. Poi si arriva all'Aston Villa, al Newcastle, allo Sheffield, si va in crisi. Manco dovessimo affrontare l'All-Star della storia. Riesce a scappare via? Diogo Jota? Filtra ancora per Wilfried Zaha all'interno dell'area, piazza il destro Wilfried al fil di palo. Per Diogo Jota contro Eric Dier. Ha visto arrivare ancora Raul Jimenez. Ha tentato non si sa cosa. Ma mi è piaciuto. Zaha per James. Ha visto partire largo Rubén Vinagre. Vinagre smarca. Diogo Jota che tira dal limite. La piazza anche lui fuori di un niente. Raul Jimenez prova ad andare via. Marcatura di Rugani. Ci riesce. Raul Jimenez se la sposta sul destro alla perfezione. Ma spara alto. Non riusciamo a raddoppiare. Non riusciamo a chiuderla, ragazzi. Così è tosta, eh. Muoversi Raul Jimenez. Ora è buona per Adama Traoré. La mette tesa per Ruben Neves sul primo palo, la purga 2-0 Wolverhampton Wanderers. Capitano perché non è ah già è vero, il capitano è Rui Patricio. Ruben Neves ci porta finalmente direi sul 2-0. Stiamo veramente giocando una partita perfetta sia in attacco che in difesa e lo stiamo dimostrando. Porta sul destro, accelera come solo lui sa fare il motorino. L'inserimento di Raul Jimenez, il tocco, Diogo Jota! E vabbè, ma qua calcio spettacolo, cos'è? Ma che è sta roba, regà? 3-0, boh, io non ho più parole. Non ho più parole. Se da una parte abbiamo il Newcastle bestia nera, da una parte c'è, cioè dall'altra c'è il Tottenham che è veramente un'amicizia. No. 7 gol in due partite, con ancora 20 minuti da giocare, un gol che potrebbe essere fatto tipo nei campini di futsal, come cazzo si chiama, insomma, bella. Dunque, signori, finisce qua anche questa partita. Tottenham nuovamente 0, Wolverhampton 3 e 3 punti conquistati ancora contro gli Spurs.
Nostre avversarie che praticamente hanno vinto tutte. Tranne il Tottenham, quindi tanta roba. E come siamo in classifica? Lo controlliamo dopo. Abbiamo tre email però, queste vanno controllate anche subito. Mister, ci sono rimasto male. Mister, se non decidi di mandarmi in campo più spesso l'ho costretto. Ho capito, raga, che volete giocare tutti insieme? Un attimo, con calma, cioè, dai. Ancora offerta per Rafael Nia. Vabbè, però l'Elfsborg secondo me potrebbe essere più appetibile rispetto a quegli altri pellegrini del Benin, quindi molto meglio. Qui ci siamo. Qui ci siamo. Ah, dovevamo aspettare ancora a trattare. È vero, quindi andiamo avanti. Sheffield United per il quarto turno di FA Cup. Sinceramente, a parte avrei simulato lo stesso, ma tanto possiamo proprio simulare. È 81 show. Raga, show mi trigger, eh. Show l'ho sempre apprezzato e va anche in scadenza. Potrebbe partire un parametro zero veramente importante. Joachim Andersen, abbiamo notizie, 13 milioni. Secondo me è sul 78. Vabbè, ci sta. Profili interessanti, profili molto interessanti, molto interessanti. Comunque andiamo avanti ancora. Abbiamo ancora una mail. Offerta per il Camerun. Rifiuto con immenso onore, ma rifiuto perché il Camerun sinceramente non mi interessa. Ci avviciniamo al 24 gennaio 2021, data in cui si svolgerà il match contro lo Sheffield United. Non stiamo seguendo i piani di cosa. Vi giuro mi stanno. Basta! Ma sempre con questo obiettivo! Cosa devo fare? Vado dai tifosi, li vado a casa, gli suono al campanello. Tabboni 7 mesi prima perché la società mi rompe. Cosa devo fare? Cioè, io ogni tanto, ragazzi, non capisco. Vabbè, lasciamo perdere. Ragazzi, come sono? Abbastanza carichi? Mi sembra di sì. Non volevo giocare. Potrebbe essere il segno del destino che mi sta dicendo: no, se non scendi in campo perdiamo. Ma non scendo in campo lo stesso, perché sennò questo episodio dura 6 mesi e mezzo e non mi pare il caso. Vabbè, tanto c'è il ritorno, quindi va bene. 0-0. Ho detto, raga, lo Sheffield è una delle nostre bestie nere. Difatti, l'hanno dimostrato. Maledetti loro. Salta il trasferimento, ovviamente, di Rafael. Chiaro, come il sole. Allora, facciamo gli allenamenti. Bravo Morgan. Bravissimo Ruben Neves, ragazzi. Mamma mia, che bestia. 87. Strano che ancora non ci siano arrivate offerte per Ruben. Secondo me, prima o poi un'offerta da un 100-120 ci arriva. Quarto posto per il nostro Wolverhampton. Attenzione. Attenzione. Wolverhampton in Champions League. Io ci credo. Io ci credo parecchio. E ci credo che se qui non si comincia a fare le trattative, però mi sa che finisce tutto. Allora, abbiamo due email. Due resoconti. Per Joachim Andersen e Firpo. Perfetto. 79. Anche meglio. Anche meglio. E Firpo 80. 82 addirittura. Qua sono questioni importanti, allora. Qua allora potrei essere combattuto un po'. Un po' sì, ragazzi, perché 82 mi spezza. Quindi andiamoci a prendere la nostra hub mercato e incominciamo a spammare offerte come se fosse giorno di giudizio, sostanzialmente. E per l'esattezza partiamo dai difensori centrali e quindi non da Soyuncu perché è andato ai maledetti bianconeri del Newcastle, ma partiamo da Kurt Zouma. Però uno scambino magari per Zouma non mi dispiacerebbe. No, però Jafet Kilman lo pigliano al Chelsea. Attenzione! 832 spicci e andiamo. E ci credo. Frank Lampard accetta la nostra offerta per Kurt Zouma. Raga, dai, Zouma. Sì, è troppo più forte. Ci serve troppo. Mi spiace solamente il fatto che andremo a declassare Dendoncker. Perché effettivamente lo andremo a declassare a riserva. Ma Zouma mi spezza. 400. Sono regalati, eh. Però va bene così. E Kurt Zouma è un nostro nuovo giocatore. Secondo acquisto di questa sessione invernale. Ed è un gran bell'acquisto. Molto bene, capitolo numero 2, terzino sinistro. Partiamo da Juan Bernat, quello che in assoluto è il terzino che preferisco fra tutti quelli che abbiamo in elenco, anche perché Shaw solamente a parametro 0.
Show, ragazzi, non lo so, vediamo per la prossima stagione. Magari una trattativa dell'ultimo secondo preso dall'ispirazione, però Bernat momentaneamente, siccome un terzino effettivamente ci serve, Bernat appunto mi spezza di più. 20 28, però poi siamo al limite, 28 siamo già al limite, sinceramente comincia a essere tanto. E vogliono anche tempo per pensare. Mi sa che mi stanno un po' su coglioni questi del Paris Saint-Germain. Prossimo, Junior Firpo, assolutamente sì. Ovviamente, però no, non è una cattiva clausola, ragazzi. È 31 e mezzo. L'obiettivo è ovviamente prenderlo a meno di 31 e mezzo. E allora faccio l'ultimo sprintino finale, giusto perché ha un anno in meno di... No, è vero, ha 3 anni in meno di Bernat. 29. Mi sento fiero per lui. Ultima offerta, 29 e mezzo. Non voglio sfondare il muro dei 30. Mi rifiuto di sfondare il muro dei 30, ragazzi. Ed hanno ovviamente accettato. Si sentivano un pochino minacciati dalle mie parole. Bene, bene, Firpo. Potremmo tentare un ultimo tentativo. Sinceramente, Chilwell non mi va. Prima mi prendeva bene, adesso mi prende molto male. Chilwell. Show, no. Emerson, a questo punto, no. Aspettiamo, però mi spezzano entrambi. I due che abbiamo. Cioè, nel senso, Firpo mi piace e quell'altro è da vedere. E per l'attacco, come ho detto, do priorità assoluta a Keita, che costa anche molto poco, ragazzi. È di livello anche sinceramente inferiore rispetto a Batshuayi, perché effettivamente è 80, quell'altro era 81, ma Keita mi spezza di più. Poi giocava all'Inter, quindi è un mito. Dico 17-2 ovviamente per levarmi quei 200.000 euro che mi scappano da lì. Non hanno problemi ad accettare al Monaco. Va in porto quindi questa trattativa. Valutiamo come muoverci. Ecco le due email che abbiamo. Sono offerte di trasferimento. Eccola lì! Il bombolone! E doveva arrivare, ragazzi. Arriva a tutte le sessioni di mercato un'offerta per Ruben. E che ne arrivava questa, che sta giocando veramente come un fenomeno. E dai, 71 milioni e 8 da parte del Tottenham. Vieni, vieni, che una bella trattativona qua ce la facciamo. Io, ragazzi, non mi tiro mai indietro. Perché se mi danno 120 milioni e glielo porto io, non glieli chiedo 120, però 100 glieli chiedo. Glieli chiedo proprio tutti. Tondi, 100 milioni di euro per Ruben Neves. Pigiamo sta X. Hanno già detto di no. E ci rispondono con... Minchia. Sono tanti, regà, eh. Incominciano ad essere veramente tanti. Rimuovi la clausola. E io so. È l'ultima offerta. 97 e mezzo. Meno di così non ci voglio andare perché non lo voglio vendere. Perché è fortissimo. Però con 97 e mezzo ci rifacciamo la squadra. C'è anche da tenere conto di questo. Ma di che si parla, regà? Ma di che si sta parlando? 97 milioni e mezzo al Wolverhampton. Li vedono in 20 cessioni. E niente, entriamo nel club dei plurimilionari anche noi, sì, ormai, decisamente. Sì, per un fenomeno che se ne va, un fenomeno deve entrare da noi in squadra, perché ovviamente Ruben Neves era il nostro trascinatore del centrocampo e deve venire assolutamente da noi un giocatore di pari livello, se no non equilibriamo la cosa. Penso di aver trovato nomi che fanno veramente al caso nostro e sono giocatori che anche proprio volendola immaginare, chiaramente in maniera un po' forzata, però potrebbero essere nomi che anche tenendo conto della nostra attuale situazione in classifica e tutto, che potrebbero venire effettivamente accostati magari a un Wolverhampton. Quindi ve li faccio vedere subito perché sono veramente contento. Allora. Abbiamo, vabbè, a posto, subito. N'Golo Kanté, ragazzi. Ed è lui in assoluto il giocatore che più voglio in caso in cui effettivamente saltasse, cioè, sì, non saltasse la trattativa per Ruben Neves. Il primo che tratto è N'Golo. Se N'Golo dice di sì, N'Golo. Se no, vediamo. Poi, comunque, ci sono. Fabian Ruiz. Che... È un giocatore che io non sinceramente non capisco. Viene sempre accostato in cessione da parte del Napoli. Secondo me è un fenomeno, ma va bene. Tolisso.
che è all'Inter e potrebbe venire al Wolverhampton, semplicemente. Arthur, altro fenomeno, costantemente dichiarato praticamente come se dovesse levarsi di culo dal Barcellona, non capisco, lo prenderei volentieri, è la mia seconda scelta. Lo Celso, che è la mia terza scelta, al Betis. Sarebbe sicuramente un bel upgrade dal Betis al Wolverhampton, quindi perché no? E anche basta, direi che sono decisamente dei bei nomi. Sono 5 giocatori di decisamente alto livello e vediamo ragazzi come si mette la situazione. Non è neanche detto che si riesca a vendere Ruben Neves, comunque valutiamo. Io in realtà mi sono scordato di trattare appunto per quella. Inaccettabile, 32-9. Ok, Bernat mi ha rotto. Salta tutto. E quindi puntiamo su Junior Firpo e Keita Balde, ragazzi. Saranno questi i nostri due rinforzi per la fascia sinistra e per l'attacco. Partiamo a trattare da Junior. È praticamente lo stesso contratto che abbiamo fatto prima. Non vedo perché debba andare male questa volta. E difatti è perfetto. Junior Firpo è un nuovo giocatore del nostro Wolverhampton. Terzo acquisto. Trattiamo ovviamente anche per Keita Balde, potenziale quarto acquisto del nostro club in questa sessione di mercato. 3,50. Leggermente meno degli altri, ma dovremmo andargli bene. E invece rialza un pochino il bonus d'ingaggio. E allora faccio così, i centesimini li verso tutti là, come bonus perché è Keita Balde. 6, 5, 8, 9. Ovviamente non mi dirà di no. E difatti, Keita Balde è il nostro quarto acquisto di questa sessione. Stiamo facendo faville, ragazzi. E prima di pensare al nostro nuovo Ruben Neves, abbiamo da pensare al West Ham. Match che probabilmente vedrà l'addio appunto del nostro bomberissimo. E che però simulo. Sarebbe stato bello giocarlo appunto perché potrebbe essere il suo ultimo 1-1 addirittura. È la testa, ragazzi. Cartellino giallo. È la testa. È la testa. Purtroppo sì. Purtroppo sì. Vince il Chelsea. Vince lo United. È un brutto pareggio questo. Questo è veramente un brutto pareggio che non doveva avvenire. Ma che purtroppo è avvenuto. Abbiamo una mail. E mi sa che è la mail buona. Facciamo triangolo. No, fermi tutti. Ancora non è ufficialmente ceduto. Grazie per aver. Ma non sei mai stato fuori rosa, Danielito. Va bene, vede tutti i suoi mostri, non ci sono problemi. Arriva la cessione, non. Mi sa di sì. Mi sa proprio di sì. Ragazzi, che cazzo ho fatto? È il momento di almeno qualche applauso per il giocatore che forse più di tutti ci ha fatto da trascinatore in questa stagione e mezzo, in questo anno e mezzo alla guida del Wolverhampton. È una cessione pesantissima. Per l'esattezza, è la cessione più onerosa, l'acquisto più oneroso di tutta la sessione di mercato. A superare, cioè, di 9 milioni più costoso rispetto a Marquinhos e di 26 in più di Pierre-Emerick Aubameyang alla Juventus. E adesso dovremmo spenderne altrettanti per cercare una bella riserva. Avevamo 110 milioni, eravamo tornati a 20. Siamo tornati a 120. Va bene, non c'è male, non c'è male. E ragazzi, è arrivato il momento di N'Golo Kanté. Ma ve lo immaginate N'Golo Kanté al Wolverhampton? Ma che spettacolo sarebbe? Soprattutto la coppia magari proprio Ruben Neves e N'Golo Kanté. Quanto spaccherebbe tutto? Boia? Sì, mi spezzerebbe parecchio. Allora, ovviamente non abbiamo nessuno da offrire. Partiamo con 65 milioni e vediamo cosa ci rispondono. Spero non troppo male. 101, ecco, lanciano anche loro altissimo. Gli andiamo un po' incontro con un'offerta da 77,5. 77,5 già mi piace abbastanza. Sempre 101. Loro, raga, in golo ci tengono e fanno bene, fanno più che bene. 84. Dai, sotto 87, 88 ancora ci sto. Poi non voglio straspendere. 88 e 3 scendono, scendono. A 85 secondo me si chiude. Il braccio di ferro.
Ragazzi, 85 milioni per N'Golo Kanté, come fo a dire di no? Come faccio a dire di no? L'unica, perché io dica di no, è che... quanto è Arthur? Quanto è valutato? 65. Se si riesce a strappare un prezzo migliore per Arthur, o quantomeno di poco superiore, forse forse mi convinco per il brasiliano. Però Kanté è Kanté, eh? 90 milioni. Vediamo. 102. No, raga, dai, N'Golo. Non ce la fa a dirgli di no. Non posso dirgli di no a N'Golo Kanté. Come si fa a dirgli di no a N'Golo? Giocatore che qualsiasi cosa succeda sorride. Ma... Vieni, vieni, bello mio. Andiamo a vincere il campionato della Champions League insieme. La prossima stagione, ovviamente. Ma li andiamo a vincere insieme, te lo prometto. Io offro 180. 180 va bene. Bonus di ingaggio. Bisogna spendere, raga. 1.206.000. Va bene. E aggiungiamo un bonus. Alle 5 reti inviolate, gli do un 1. Potrebbe dire di sì. Sinceramente, non lo so. Non voglio neanche skippare. Voglio stare qui con le mani dentro gli occhi e capire. N'Golo Kanté, signori, al Wolverhampton. E vabbè. Basta. Per me si può chiudere qua. Dopo questa, sono in pace con me stesso. Ragazzi, boh. Stiamo veramente creando un impero qua, eh. Piano piano arriveremo ad avere veramente una squadra, secondo me, stellare. A questo punto, visto che comunque ci rimangono ancora parecchi soldoni, abbiamo due opzioni. La prima, il terzino. La seconda, dire addio a James e prendere un altro di quei bomberissimi che abbiamo lì al centrocampo. Sinceramente, non ho preferenze, perciò farei prima un tentativo. Aspetta, prima non abbiamo i budget, innanzitutto, perché per gli stipendi, no, strano. 150 va bene. Prima, proprio per dare veramente livello alla squadra, farei un tentativo per Cancelo. Visto che comunque James è tanta roba. Se non dovesse andare in porto, allora ci buttiamo. Quanto costa Cancelo? 36. Potremmo riuscire a prenderlo. Se no, in caso ci buttiamo per un centrocampista. E ovviamente a quel punto però daremo James Rodriguez come contropartita perché non saprei se no di che cosa farmene. Però partiamo con Joao. Meno uno fra Ainsley o Doherty bisognerebbe che lo prendessero. Con tutto veramente il bene che gli voglio, ma bisognerebbe dare Doherty. No, raga, non ce la fa a mettere Doherty. Perché Doherty è veramente un grandissimo terzino e non se lo merita di essere sacrificato come contropartita. Oddio, però lo manderemo al City, eh. Matt? Ti voglio un bene dell'anima. Però comunque ti mandano un'altra grandissima squadra. Sempre se ti pigliano, non lo so. Ti pigliano. Dai, va bene. 80? Sì, quest'anno ho visto un film. No, quest'anno hanno perso la testa. Io offro 25 e mi sembra già di offrire tanto. Quindi, bene che si. Che rimodellino un po'. Ma si è mandato a fanculo, vai. Andate a caccare proprio. Altro che storie. Niente. Teniamo Doherty, teniamo quell'altro, puntiamo al centrocampista se ci bastano i soldi e facciamola finita. E tanto Arthur non avremmo avuto il budget, anche se ci avessimo messo dentro James. E allora, raga, un Giovannino Lo Celso non mi dispiacerebbe, anche se però Fabian Ruiz mi conquista posizioni. Però costa, eh. Però Giovannino è Giovannino, capito? Poi dal Betis, sì, dai, sarebbe veramente un bell'acquisto. Lo Celso, che poi è un giocatore piuttosto offensivo anche lui. Dai, dai, mi piace lo Celso, sì, mi piace parecchio. Quanto è valutato? 31, sì. No, come non gli interessa? Ala, difensore o terzino? No, così me la spezzano. Niente, termina, salta tutto. Niente. Niente da fare. Niente Lo Celso. Tolisso, sono convinto che lo potremmo riuscire a prendere. Però a questo punto, allora, prima seriamente mi butto su Fabian. Quantomeno mi spezza, è spagnolo, quindi è vicino di casa dei portoghesi, perciò ci può stare. Poi almeno
C'è un po' di feeling, un po' di intesa con Firpo. Dai, dai, va bene. Ma è tanto, cioè. E no! E allora, ma vaffanculo. Sinceramente, eh. E no. E allora aspetto. E allora mi fermo qui con le trattative. Aspettiamo un attimino perché. Perché poi si valuta cosa, esattamente che cosa fare. Arriva una mail intanto. Mamma mia, ragazzi, N'Golo Kanté. Sto ancora sognando. Prestito di Vinagre, no, Atletico. A questo punto compramelo. Non costa neanche troppo Vinagre, voglio dire, e ve lo potevate permettere. Niente, ce lo teniamo noi. Due email arrivano e potrebbero essere altre offerte. Nello specifico è Doherty, a posto. E ancora Rafael Nia al Sundsvall. Accettiamo subito. Doherty, lo chiede il West Ham. Trattiamo. Vediamo il West Ham che prezzo può riuscire a tirar fuori e da lì poi possiamo valutare. Comunque 10 e 3 è decisamente troppo poco. Io sparo 13 almeno. Mi sembrerebbe già un bello sconto. Infatti sono un cretino io. 13, 13. Vabbè. Matt. Con la lacrima agli occhi ti manderò al West Ham, a quei pezzi di merda dei nostri rivali, ma sono sicuro che troverai molto più spazio di quello che stai trovando qua da noi e sono sicuro che continuerai la tua grandissima carriera. Arrivano parte anche per e vabbè, qua raga sono provocazioni, eh. Qua sono provocazioni. Raúl Jiménez è una provocazione. Io tratto anche per Raul. Barcellona. Tra l'altro ce lo vedo bene Raul Jiménez al Barcellona. Farebbe da riserva, però ce lo vedrei bene. Comunque, vediamo. È tipo la 600ª volta che vediamo Setién davanti a noi. Ormai ci salutiamo come se fosse il nostro migliore amico. Spariamo alto e spariamo 50. Perché a 33 non glielo mando davvero. 50 glielo manderei anche volentieri invece. Controfferta da 37,7 al 10%. Il 10% se lo possono tranquillamente ficcare dove non batte il Sun. 46,5 è la nostra seconda offerta. Un po' ribassata, ma comunque decisamente di qualità. E vabbè, raga, perdiamo il capocannoniere. Ma per 46 milioni e mezzo, un giocatore di 29 anni e lo perdo volentieri. Cioè, capito? Adesso non è più un problema di dire il nuovo tizio adesso. Adesso il problema è che ci possiamo forse seriamente comprare Lautaro Martinez. E io l'ho detto che questa era una sessione esplosiva. E vai vai. È proprio esplosa sta sessione. Proprio a livelli nucleari. Venduto Doherty, ufficiale. Salta stranamente Rafael Nia. Quanti soldi abbiamo adesso? 39. 39 e 40. Più o meno 80 milioni. Madonna, raga. 80 milioni. Io, boh. Potrei veramente. Eh no, il Jafet non glielo mando un prestito al Monaco. Assolutamente no. Rifiutiamo, perfetto. Comunque ha un'ora di tempo il Barcellona per chiudere la trattativa. Ok, ci sono riusciti a chiuderla. Gli è andata bene, mi sa. Ufficialmente venduto. Offerta di prestito per Patrick Bamford all'Athletic Bilbao. Ma che cazzo di offerte sono queste? Ma assolutamente rifiuta. Ma lo dico per lui. Ma cosa ci vai a fare al Bilbao a non giocare? Cioè, se non devi giocare là, non giocare qua. Tanto vale, non ho capito. Quanti soldi abbiamo ufficiali? 81,4. Quanto è valutato Lautaro Martinez? 69. Per poco non ce la facciamo. Un tentativo comunque lo faccio. Ovviamente ci dicono di no. Ci mancano 27 milioni. Sono un po' tanti 27 milioni da recuperare così dal niente. Ok ragazzi, ho completato la ricerca ed ho aggiunto tre nomi, uno d'emergenza e due che sono i miei obiettivi. E li ho ragionati in questa maniera, ossia, a caso, però giocatori simili al nostro Raúl Jiménez. E nel senso, a caso in che senso? Prima di farvi vedere vi spiego. Come funziona il calcio? Funziona che se un giocatore forte si muove da una squadra e quindi libera una pedina, automaticamente la squadra che ha un posto libero va a prendere un altro giocatore forte, perché non è che ci vuole perdere. E quindi, siccome i giocatori forti alla fine sono quelli,
cascata si muovono tutti. Perciò, anche se è un giocatore che teoricamente forse non ha senso che sia il Wolverhampton, per me ce l'ha. Quindi non so perché, ma gira che ti rigira, casco sempre ai giocatori dell'Inter. Romelu Lukaku e Mauro Icardi, ragazzi, sono questi i due nomi sui quali punto. Alternativa, nel caso in cui andasse tutto male, Duvan Zapata. Allora, ora, chi scegliere fra Icardi e Lukaku? Fa fatica. Però dico Icardi per il semplice fatto che Lukaku lo voglio troppo bene a vederlo all'Inter. Quindi parto con Mauro. E no, come si è appena trasferito. No, non me la puoi dire così, Mauro. Non me la puoi dire così. Mauro, non me la puoi dire così. Appena trasferito, veramente mi spazzi. Proprio mi spezzi tutto. Ti odio profondamente. Vai a fanculo. Regà, Romelu è l'unico giocatore a questo punto veramente utile che si possa provare a comprare. I soldi li abbiamo abbondantemente per Lukaku. Quindi non credo ci sia particolari, cioè non credo ci siano particolari problemi effettivamente a portarcelo a casa. Sarebbe un ritorno in Inghilterra. Che in realtà ci può stare, eh. Beh, Luca col Wolverhampton. Bello, mi spezza. Allora, partiamo con 55. Che già sono belle bombolone, eh. 87,9. E più o meno ce le abbiamo, quindi vuol dire che ce la facciamo. 60. 5. Dai, 65 spicci. No, spicci no, però, perché poi gli spicci ce li voglio mettere io. Tanto sono che, cioè, so che a 65 non c'è il verso che accettino, però intanto calano di prezzo e mi serve per capire. 87,9 e questi non calano per ora ancora, maledetti loro. Allora facciamo 70 e facciamo pulizia delle monetine. Adesso ce le valutiamo per benino. Quanto abbiamo? O allora, ma aggiungiamo anche 1 milione, vai, 3. 9, 6, 8, 4, 9. Pare di mettere il numero di una carta di credito. Tempo. Maremma stronzissima. Il tempo. L'unica cosa che non abbiamo è il tempo. Ora abbiamo 2 ore. Se abbiamo 2 ore posso andare avanti ancora di uno. Se no, assolutamente no. Lukaku, mi fai patire fino all'ultimo? Mi sa di sì. Per piacere, Inter. Non mi fa soffrire troppo. Per piacere, Inter. Inaccettabile. Anche il Politecnica Iasi adesso. Cioè, sinceramente, vabbè, accetto tutto. Torniamo dal Rumelu. Trattiamo assolutamente. Perché in tutto questo abbiamo da prendere anche il terzino destro. Mi accontento di prendere anche uno di 37 anni e poi sostituirlo la prossima stagione. Non mi cambia assolutamente niente. Tanto mi deve fare la riserva. Però qualcuno va preso. 74. E quanti erano tutti gli spiccioli? Non me li ricorderò mai nella vita. Basta, 74. Per favore. 87,9 ancora. Mi sbilancio a 76. E quello che c'è, c'è dentro. 87,9, non vogliono calare, sono dei maledetti. 78,9, 79,5. Dai ragazzi, Lukaku per piacere. Raga, abbiamo 1,8 milioni in più da offrire, poi non abbiamo più niente, veramente niente. Siamo poveri. 80. Offro 80,5. Di più non posso offrire. Ce l'ho. Dai. Sì! Va bene, ho distrutto tutto, ma va bene! Oh ragazzi, 80 milioni per Lukaku, cioè, ma che cazzo di mercato è questo? Ma io veramente sto impazzendo. Che sono giusti, per carità di Dio, sono giusti 80 milioni per Lukaku, voglio dire che per chi sono giusti. Madonna mia, che. Boh, ho visto veramente di tutto. Ma quanto stiamo. Quanti soldi abbiamo smistato in questa sessione? Troppi, troppi. Troppi, veramente troppi. Cruciale, sì, ovvio che sì. Poi, durata 5, vieni. E non mi devi dire di no. Bravo Romelone. Bravo Romelone. Poi, clausola, controfferta. Perché la voglio mettere da 150. Mi sembra giustissima.
125-4, 135 perché mi hai risposto troppe volte prima. Benissimo. È una bella clausolona. Stipendio. Allora, prende 120 all'Inter, prende 120 anche al Wolverhampton. Con tutto il rispetto del mondo. Bonus di ingaggio. Io gli sbomberei tutto. 800. E non gli voglio mettere il bonus. Romelu, per favore. Vieni da noi. E anche Lukaku è nostro, regà. Ma vabbè, mi sa che vinciamo il campionato. Sì, a questo punto non possiamo fare altrimenti che vincere il campionato. Se non fosse per il fatto che non abbiamo più un euro per un terzino destro, avremmo fatto un mercato veramente astronomico. Però il problema del terzino destro, effettivamente, regà, Moses. Moses, quanto ti voglio bene. E lui lo fa il terzino, più o meno, ma più o meno lo fa. Moses, sei la mia salvezza. Giocherai molto di più di quanto avevo pronosticato io quando ti avevo comprato. Ma non mi interessa. Va bene così. Tanto, ragazzi, non abbiamo più un soldo, quindi di più non ci possiamo permettere. Ora, piano piano, noi facciamo il riepilogo totale di tutte le squadre. Proprio veloce, però. Qui siamo noi e non ho visto. Allora, Arsenal, che non ha comprato nessuno, ha venduto tutti. Caleranno in classifica da fare schifo. Aston Villa niente, Brighton niente. Niente. Chelsea che ha perso due bomboloni per Kilman, Kapa e Reguilon. Un po' puzza. Poi, Crystal Palace, ok. Everton, vabbè, lasciamo fare. Sì, va bene, va bene. Ndidi Soyuncu hanno venduto. Anche Ndidi, minchia. Ndidi pesa, eh. Liverpool totalmente fermo. City che vende Walker. Vabbè, tanto c'hanno Cancelo. Ok. Hanno venduto due ottimi giocatori. Però ne hanno acquistate due, altri due altrettanto ottimi. Buon mercato dello United. Insomma, hanno fatto pari più o meno. Newcastle che si è dato da fare. Quindi niente di che. Qui Ruben Neves e Johnny Otto. Capito il Tottenham? Giustamente, raga, perdono 3-0 e 4-0 contro di noi. Magari dicono: ma non è che hanno dei buoni giocatori? Eh sì. Poi Watford e poi il West Brom e poi il West Ham e poi raga, un mercato da 500 milioni di sterline che al cambio più o meno sono 600 milioni di euro? E vabbè, che siamo la Banca d'Italia? Non lo so, io siamo l'INPS? E niente. Mi sento fiero, in questo momento sì, mi sento proprio fiero. Poi agli allenamenti ci ripenso con calma, metterli a fare tutti. Ora, sinceramente, non ci avevo nemmeno la testa. Stop, trattative, Nia, sì, va bene tutto. Allora. Quindi, ragazzi, per oggi ci fermiamo qua. Ovviamente spero che vi sia piaciuto l'episodio. Guardiamo la classifica di premi perché con quel pareggio all'ultima contro il West Ham mi pare non mi è piaciuto per niente. E siamo sicuramente ricalati. Quinti, vabbè, ma siamo tutti appiccicati, siamo veramente tutti lì. Basta che faccia un pareggio uno, una sconfitta un altro e siamo tutto da capo, tutto da rifare, quindi va bene. Niente di così grave. Comunque, ora è un bel pezzetto che in campionato non perdiamo, credo, e comunque, aspetta, prossima partita abbiamo lo Sheffield in FA Cup, l'Everton in Premier e il Bilbao ai sedicesimi di Europa League. Tre partite fa tutte fattibili, secondo me. Così, ultima curiosità e poi si chiude. Pareggio. Pareggio. Vittoria, 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 vittoria. Bene. Poi pareggio, pareggio, le vittorie consecutive, la vittoria anche qui, la vittoria anche qui e la vittoria anche di qua. Sono 2 mesi, ragazzi, che non perdiamo, intanto. Poi, ecco, con l'Aston Villa il 29 di novembre, l'ultima sconfitta. Vabbè, non male, direi, direi assolutamente non male. Prossime partite viste, campionato visto, tutto visto. Regà, come detto prima, spero che vi sia piaciuto il video, se così mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, condividete. Assolutamente commentate perché qui dovete veramente commentare oggi. Vi
Detto questo, a domani con un nuovo video. Buona!